Mi piace iniziare questo appuntamento importante, che è esattamente il decimo di questo premio letterario, aprendo un libro. Io dico, cacciava essere d'incia di lume cori, da parola, che mi può insegnare come è fatto sto mondo. La parola che nasciu con mia, che sa di boni la menaca, e fu magi di tutti li paroli. Io dico, cacciava essere, la cerco a matula, mi sfornicio, ma domanno, metta sotto sopra lo senso, ma non la trovo. Forse perché può essere che io stesso sogno parola, ni la mente, ni la carne, ni tall'ossa, ni la camminata, né l'occhi, ni la fantasia, ni lo sentimento. Io stesso sogno la mia parola. Può essere puro che io nascivo parola, sillaba, segno di voci, mistero, silenzio. E cercandola ancora di tanno dentro i cori, sa quando io mi saccio attuare come a me stesso. Ogni cosa in questo mondo ave lo suo nome, e ci l'hanno l'armala, ci l'hanno i cristiani, ci l'hanno pure i pisci, la cerdi, l'arboli, i vermi, e ci l'hanno la terra, le stiddi, i pianeti, lo firmamento, e ci l'hanno pure i pensieri e i sentimenti umani, i nuvoli e la mente. È come l'uomo, che dintra si porta un altro uomo e poi dintra chi dà un altro e un altro ancora, e non si finisce mai d'essere sempre lo stesso uomo, è sempre con un altro di dintra, perché all'uscivo non ci si arriva mai. Per questo t'avesse a capitare di trovare da parola che è madre di tutte le parole, la parola di lo tempo e di la morte. Se no Dio fossi solo una parola inventata di l'uomo, nasciuto con la morte, figlio di la parola, e non lo pace e la madre di ogni cosa che l'uomo s'ammenta mentre parla. E io esisto come io e tu come io, e ne conosciamo, come già di tutti gli uomini del mondo, e insieme a cui esisti tu, lo mondo, Dio, la parola ammintata, ed è ammintata per sempre, e la consegniamo a Dio, pissa balla tra le cose eterne. Palermo, 19 gennaio 1991, Salvatore Di Marco. Signore e signori, abbiamo voluto iniziare in questo modo per questo appuntamento importante, perché il decimo di questo premio della città e per la città è il Premio Nazionale di Poesia Arenella Città di Palermo, organizzato dall'Associazione Culturale Pensiero Cult Palermo e dal dottor Francesco Anello. Sono particolarmente felice e commossa ancora una volta di essere padrona di casa, di avere la possibilità di presentare nel Palazzo di Città, in questa importante location, questo premio letterario che parla di una borgata della nostra bella Palermo, una borgata marinara, appunto l'Arenella, che parla di tradizioni, di colori, di personaggi, e così noi vogliamo parlare della tradizione, della poesia, dell'amore, facendolo ogni anno con questo importante premio. Do immediatamente la parola a colui che vuole, organizza
con il patrocinio del Comune di Palermo, la parola va al dottor Francesco Anello. Permettetemi, buonasera, permettetemi di ringraziare tutti per la vostra presenza, di ringraziare anche colui che ci ha ospitato, il sindaco Lelu Commando e l'assessore che viene qui a sostituirlo stasera. E mi si è consentito anche di esprimere un ringraziamento particolare in questa occasione importante anche alla nostra giuria, che con costanza, unità e esperienza ha saputo anno dopo anno cogliere il fervore, le emozioni e il travaglio dei partecipanti, cogliendone gli aspetti umani e sociali attraverso i versi. Siamo dunque arrivati al decimo anno della nostra storia, una storia che ricordo bene anno dopo anno, dal primo contrassegnato dall'entusiasmo e dalle voglia di far bene, e poi via via fino ad oggi, per onorare con la vostra presenza e celebrare l'arte poetica. Il nostro premio è sempre stato e vuole ancora essere un inno alla poesia, e solo dopo l'incontro mediatico, e ciò lo ha sempre contraddistinto come vario ballardo alle mode devastanti che pervestano da qualche tempo. La testimonianza, le scelte oculate dei suoi protagonisti e il corollario celebrativo che vuole sostenere ancora una volta i bisogni culturali di una città e delle sue periferie. Non a caso il premio è rivolto a quella borgata marinara, la Renella, che sta sempre nel mio cuore e nei miei pensieri, per testimoniare il bisogno di una crescita culturale, sociale e civile che sia di esempio all'intera comunità cittadina. Vorrei infine, in un abbraccio solidale, fatto di amicizie e di emozioni, dirvi grazie, uno per uno, per avermi fatto partecipe in prima persona delle vostre emozioni. Grazie. E prima del saluto istituzionale vorrei fare un intervento artistico, perché in questo premio ogni anno sono presenti artisti della città che iniziano il loro percorso, quindi questa è un po' una vetrina, ma c'è invece chi da tanto tempo ci rappresenta in manifestazioni nazionali ed internazionali. Noi abbiamo quest'oggi, per questa decima edizione, il quartetto Tetra, e abbiamo una voce meravigliosa che è Valeria Milazzo. Il brano che vogliamo dedicarvi è Coccio da Nubi. Thank you.
Domenico Pecoraro alla chitarra, Francesco Tralongo mandola, Iona Giuseppe Patito mandolino, Riccardo Lococo mandolino. Grazie, grazie. Adesso diamo la parola al dottor Giuseppe Fiore, presidente della settima circoscrizione, Comune di Palermo. Grazie, buonasera. Ci tenevo ad essere presente quest'oggi portando i saluti del mio territorio, del territorio della settima circoscrizione, di cui mi sento onorato di rappresentare, la Verrella ne fa parte integrante. Un territorio che trasmette il suo fascino, ma fatto anche di periferie e di disagi che si annidano all'interno dello stesso, e con la Verrella, permettetemi di dire, oggi contribuisce a dare un valore non solo di vocazione turistico del territorio medesimo, ma anche culturale. Un istante fa, ascoltando la poetessa con il suo esprimersi nei versi della poesia che andava qui a recitare in un dialetto, con quella nostra lingua, quella di nome di cui parlava poc'anzi il professore Lagalla, va mantenuto, va coltivato e va nutrito, e mi veniva da pensare quale accostamento può trovare la poesia nell'azione politica che noi svolgiamo all'interno del territorio. E una certa similitudine sono riuscito a trovarla, almeno penso di essere riuscito a trovarla. La poesia ha il significato più intrinseco, più rappresentativo della stessa, che significa creazione, ecco, trova nelle opere, nelle azioni, nei contenuti, quell'agire quotidiano che poi ci porta ad esaltare il nostro territorio e ad esaltare la nostra isola. Ecco, la poesia quindi diventa valore, strumento per innalzare dal punto di vista culturale, laddove i disagi e le criticità che coinvolgono e attanagliano quella poesia medesima, ecco, la poesia diventa lo strumento per superare questo momento di crisi e per tenere alta l'espressione di quella vocazione turistico e oggi culturale a cui il professore Anello ha contribuito nel riconoscere andare nella oltre alle sue tradizioni, delle sue gesta, delle sue immagini, della sua cultura, è riuscito, diciamo, a dettare questa impronta che mi consente di essere onorato e gratificato di far parte di questa platea di personaggi giusti che oggi portano e contribuiscono a tenere alta la vocazione del mio territorio. Grazie. Grazie, grazie professore. Insieme al presidente dottor Francesco Anello, vorrei chiamare anche qui accanto a me il Carlo Puleo, maestro, grazie di essere qui. E oggi è qui con noi, presidente, perché abbiamo pensato, anzi hai pensato insieme al maestro, di donare un cadeau ai nostri giurati, e quindi li chiameremo qui. E cominciamo con la dottoressa Eliana Calandra, direttrice archivio storico del Comune di Palermo. L'applauso del nostro pubblico. La nostra bellissima Alessandra D'Arpa ci porterà quest'opera del maestro Puleo. La consegniamo al dottor Francesco Anello, che consegnerà poi alla dottoressa insieme al maestro, e naturalmente la foto del nostro fotografo ufficiale, che è Claudio Pezzillo. E vi ricordo anche che l'intera manifestazione è ripresa da Arte e Cultura. Dottoressa Rita Cedrini, antropologa e docente presso l'Università degli Studi di Palermo. Ecco Alessandra che porta questa bellissima opera realizzata dal maestro Carlo Puleo, sempre a favore del nostro fotografo ufficiale della manifestazione, nonché delle nostre telecamere. E chiamo il professor Tommaso Romano, saggista e scrittore, oltre che fondatore della casa editrice Tule di Palermo. L'opera che arriva con la nostra bella Alessandra. Ah, che bello. Questo è bello. Bellissimo. Grazie. Professor Ciro Spataro,
della città di Marineo, fondatore del premio letterario Città di Marineo. Ecco qui il saluto e la consegna dell'opera realizzata appunto per questa decima edizione del premio letterario nazionale Arenella Città di Palermo. E adesso il presidente della giuria, professor Salvatore Di Marco, illustre critico letterario, scrittore e poeta. Ecco qui il maestro Di Marco. Il saluto tra i due presidenti. Illustre presidente è qui. Ecco qui viene consegnata l'opera al professor Di Marco, presidente di giuria. Vorrei chiamare nuovamente qui accanto a noi l'assessore alla cultura del comune di Palermo, Adam Darashua. Perché? Mettiamo il maestro centrale. Ecco qui che arriva l'assessore. Posso dire due parole? Assolutamente sì. Allora, noi del comune di Palermo, oltre a essere lieti di essere presenti con voi, abbiamo deciso di premiare il nostro caro professor Di Marco. E non è un premio, diciamo, antichissimo, è un premio recente, è un premio che ha qualche anno di vita, ma è un premio che per noi ha un'importanza importantissima, perché è un premio che costruisce una comunità ricca di culture e di convivenza. È un modello di città. Noi vediamo Palermo come un mosaico di culture e crediamo che il professor Di Marco sia una tessera importante di questo mosaico. Ecco perché la città di Palermo, nella persona del sindaco Luca Orlando, vuole assegnare questo premio, questo riconoscimento al professor Salvatore Di Marco, saggista, poeta, letterato, premio nazionale di poesia Arenella, presidente della giuria del premio Arenella Città di Palermo, la tessera preziosa del mosaico Palermo, il 31 maggio del 2019. Grazie. Sì, questo momento di grande commozione, c'è la firma ufficiale che deve apporre il professor, ci mettiamo proprio qui, lo facciamo qui, il professor Salvatore Di Marco. Questo registro è tutto quello che hanno finito. Grandissima emozione per questo momento istituzionale. Si può spostare. È un riconoscimento a cui io tengo moltissimo, perché proprio a me 2 anni fa è stato assegnato da ex presidente della Consulta delle Culture, quindi ora, diciamo, condividiamo anche questa esperienza del mosaico Palermo. Allora ci accomodiamo, così abbiamo la possibilità di poter sentire, c'è un bellissimo momento di commozione da parte del maestro Di Marco. Però diamo la possibilità di fare l'intervento direttamente al banco, così può utilizzare il microfono. C'è il saluto. Sì, io volevo, assessore, approfittare della sua presenza qui centrale per salutarla, perché so che lei andrà via nel corso della manifestazione, perché c'è già un altro appuntamento in agenda. Non vorrei ascoltare. Assolutamente, grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie, grazie. Tutti i giurati con il loro affetto. Signori, il professor Salvatore Di Marco. Devo dire che sono confuso
che francamente non mi aspettavo, mi hanno colto di sorpresa. È la prima persona che qui mi ha colto di sorpresa è stata la nostra conduttrice, Katiuska Falbo, la quale ha voluto aprire questo incontro leggendo un brano di un mio ormai antico poemetto in siciliano. Ma la commozione e la emozione sono evidenti, è inutile che io confessi il mio sentimento profondo di gratitudine per la semplicità, per il calore e per la grande umanità che, di cui mi avete dato testimonianza. Ci conosciamo quasi tutti. Io ormai con il peso degli anni, che non mi tolgono tuttavia l'entusiasmo e il senso critico rispetto alla realtà, io conserverò per il tempo che mi rimane davanti questo momento come uno dei più importanti della mia vita. In fondo, nonostante l'amarezza dei tempi, nonostante l'incertezza del domani, nonostante le piaghe, le ferite della nostra società cittadina, ma in tutto il mondo, mi restano, lasciano il segno che alla fine, dietro tutto questo, c'è l'uomo che riscopre la bellezza dei sentimenti più elementari di solidarietà, di fraternità, di amicizia. La poesia, questo è un atto di poesia concreta. Questa è la poesia, non soltanto le parole con le quali
affannosamente cerchiamo di scriverle, di lasciarle sulla carta. Come presidente di questa giuria che si chiamo giuria rispetto al premio, ma rispetto a me e io spero rispetto a loro, questa è una compagine fraterna di persone che condividono ideali, sogni e speranze. Il premio Arnell nasce 10 anni fa e nasce con la volontà, lo confesso, con la volontà di fare in questa città un premio di poesia, una rassegna di poesia, un momento di poesia che venisse dal territorio. Avevamo parlato con Franco Anello di un nostro amico comune dell'Acqua Santa, un maestro elementare prematuramente scomparso, del quale parleremo nel corso della manifestazione, al quale volevamo dedicare per ricordarlo un premio letterario, perché questo maestro elementare dell'Acqua Santa era anche e soprattutto un poeta. Esercitava l'arte della educazione, della pedagogia, come si tratta la poesia, come si tratta la età piena di sogni che è rappresentata dalla fanciullezza, da quei ragazzini che oggi sono magari diventati adulti e hanno perso, come perdiamo tutti, le antiche ingenuità, i candori che ci fanno uomini, dovrebbero portarci per tutta la vita. Nacque con un premio all'insegna della francescanità. Qui è stato ricordato, e lo dico polemicamente, è stato ricordato il premio Mondello. Il premio Mondello costava ai bilanci della regione siciliana una marea di soldi. E io allora lo scrissi con chiarezza sulle colonne del giornale, del quotidiano L'Ora,
Noi volevamo fare un premio sobrio e francescano, che cammina con i sandali e con il salario. Volevamo fare un premio che chiamasse i poeti a portare la croce pesante di una città ricca di gloria, ricca di storia, ma anche bagnata di lacrime e di sangue. Questa francescanità, questa sobrietà, noi non abbiamo voluto dimenticarla. Non la tua ricchezza è data dalla poesia, ma dalla poesia a condizione che il poeta testimoni, renda testimonianza di umiltà, renda testimonianza di sobrietà, si tenga lontano dai riflettori e si tenga lontano dalle idee fuorvianti del successo e della notorietà. La poesia è voce dell'uomo, la poesia appartiene all'uomo. Solo allora diventa bella e vera, verità e bellezza. Solo allora la poesia testimonia il tempo storico nel quale cresce, nel quale trascina tutti noi, i nostri figli, i nostri antenati, i nostri padri. La poesia è sofferenza ed è gioia, è canto ed è pianto, è conoscenza dell'uomo, è studio, è fatica, perché la poesia ha al centro la parola, che non è astratta, ma la parola è la voce degli esseri umani, lo strumento che ci serve per comunicare, per stare insieme. E insieme vogliamo costruire un domani che, chissà, i nostri figli, i nostri nipoti, speriamo sempre che le generazioni che vengono dopo siano migliori delle nostre e sappiano correggere i nostri errori. Io vi ringrazio. Io
all'11ª edizione. Bravo. Per questa 10ª edizione del premio letterario Arenella Città di Palermo, i momenti della serata sono: omaggio a Pietro Mignosi, premiazione dei finalisti del premio Arenella Città di Palermo, consegna della targa Alberto Prestigiacomo e ricordando il decennale omaggio ai partecipanti. Parliamo dell'omaggio a Pietro Mignosi, intervento del professor Tommaso Romano. L'argomento è molto vasto. Pietro Mignosi è un personaggio straordinario, sono molto lieto che abbiate pensato a Pietro Mignosi innanzitutto e anche a me. Un ringrazio in particolare al professore Di Marco, che è degli studi mignosiani, è un cultore attento da anni, e ricordo fra le altre pubblicazioni questa, docente l'amico Lobue, professor Lobue, dedicata proprio a Mignosi, insieme ad altre iniziative che pure io ho condotto negli anni, in cui il grande convegno che si svolse a Palermo alla Fondazione Lauro Cazzese nel 1989, con la presenza e anche l'intervento di seguaci come Monsignor Petalia, Andrea Guesci ed altri. Chi è stato Pietro Mignosi? Pietro Mignosi è stato un grande animatore culturale, un grande pensatore, ma soprattutto un uomo che ha dato un segno alla prima metà del Novecento e ha dato un segno anche a tanti aspetti della vita culturale e della vita anche artistica. Pensiamo alla prima monografia, per esempio, su Pippo Grizzo, che pochi ricordano, ma in realtà la prima monografia è firmata da Pietro Mignosi. Pensiamo alla sua opera di formazione all'Università Cattolica e poi al rapporto non sempre facile con Padre Gemelli. Pensiamo alle sue opere di filosofia e trascendenza, naturalmente tutte quelle opere che abbiamo, conoscenza e trascendenza, idea sull'arte, ragione e rivelazione, arte e rivelazione, ai dibattiti col frontespizio, la grande rivista di Papini e Bargellini. Pensiamo a questa idea di totalità, ma anche a questa apertura, perché Mignosi fu anche uomo di apertura, di dialogo. Pensiamo a quei tempi, all'inizio del dialogo con l'ortodossia, che fu un fatto molto importante, ma fu anche poeta, il tema di questa sera che mi è stato assegnato, il Mignosi poeta. Il Mignosi poeta non è, diciamo, il culmine della produzione di questo personaggio straordinario a cui si deve la più importante rivista di quel periodo palermitana, di una tradizione fondata nel 26, ricordiamo che lui nasce a Palermo nel 95 e muore a Milano giovanissimo nel 37. La tradizione segna un momento importante non solo per la letteratura, ma direi per il dibattito culturale europeo. Basti pensare che alla tradizione collabora Daniel Ross, che è uno dei più grandi pensatori del tempo, lo stesso Padre Gemelli. E dicevo, in poesia ci restano Emmaus, una raccolta del 1914, Epica e Santità, Crescere, Levamene del 21 e del 25, Epica e Santità e Crescere del 31. Sulla poesia di Mignosi si è scritto anche in questo libro, appunto curato dal professore Di Marco, pubblicato all'Ottavo Letterario, dove c'è stato un saggio dedicato al rapporto Mignosi di Giovanni. È un importantissimo testo di Mignosi pubblicato nella rivista di Cucco, che era la terza pagina, era una pagina molto viva, che era una pagina aperta. La poesia, diciamo, di Mignosi, abbiamo detto, non è il culmine, tuttavia è molto interessante, lo vedremo da alcuni squarci veloci, perché ci dà l'idea del mito platonico che è lui, ma soprattutto ci dà l'idea della completezza, di quella del primato della religione rivelata, del retto intuito poetico che coglie il sensibile di ogni universalità. Insomma, è una visione della totalità, non è integralismo quello di Mignosi, è una visione della totalità, è universalità. E la sua tradizione è una tradizione perenne, non è una tradizione statica, non è conservazione. E in questo c'era il suo essere verità, che è molto prima, diciamo, di tante codificazioni sull'argomento, e c'è soprattutto
l'idea del padre e del logos che insieme si fondono e che troviamo poi nelle opere più importanti, quelle dei romanzi, Perfetta Natizia del 30, a Zalora e poi l'unica opera messa nella misericordia di Teatro. C'è stato nel centro di tutto questo, e la poesia è stata importante da questo punto di vista esistenziale, la morte di Violetta di pochi mesi, di 14 mesi, che segna moltissimo Mignosi. E questa poesia di Mignosi si accresce non nell'intimismo, ma nel dettato molto profondo, della profondità, della essenzialità. Il Signore tra gli uomini belli e potenti manda un piccolo uomo triste e deforme, il poeta, quello che si diceva prima. Gli uomini che passano accanto, frettolosi a nessuno, si accorge che se muove le labbra tutta la terra fiorisce e il cielo si curva, il poeta si curva a baciare. Questa è l'idea, l'oggetto dell'arte per Mignosi è sempre il vero. È quello che troviamo poi nella monografia più importante dell'epoca, ci sono tanti altri studi, vivo ancora Mignosi, quella di Monsignor Petraria, Mignosi della trascendenza del 1935, dove si mettono in evidenza anche alcune, diciamo, cadute, difficoltà, e tenete conto che Monsignor Petraria, che fu un uomo di una integrità e di una cultura straordinaria, era anche un suoi guai, era suo allievo, pure mette in evidenza anche alcuni mezzi toni, alcune parti che non lo convincevano. In realtà bisogna tornare alla poesia di Mignosi e vedere come questa poesia, in fondo, lo vedremo leggendo alcuni versi finali, può essere identificata come fonte, come passaggio fra quella che era, diciamo, la classicità ancora romantica operante e quella che poi fu naturalmente la rivolta, la rivoluzione montaniana, degli ermetici, eccetera. Tra l'altro Mignosi non amava molto Montale, in questo libro, che è un'antologia della poesia di questo secolo, la poesia italiana di questo secolo, non ne parla bene, ma prese anche qualche abbaglio, devo dire, Mignosi, perché era un travolgente, era un effervescente, quindi aveva molta passione. La poesia di Mignosi è soprattutto un atto di sincerità, volta a volta atto di fede, ma anche atto di dolore e anche atto di amore. In questo senso finisco con questi versi che sono, secondo me, scultori. Signore, che ti veda senza accecare o dissolvere. Ecco, sono due versi, senza accecare o dissolvere. Ci vuole molta finezza per capire questa poesia che, dice Petraria, chiamerei, cito, pietrosa, ma che non è prosaica, essendo tutta permeata da un afflato di carità che si scioglie molto sovente nella tenerezza. E direi questo è il significato della poesia, che non voleva essere superiore o inferiore alle altre arti, ma che diventava costitutiva di una diciamo, visione del mondo, della vita e anche dei sentimenti profondi. Non c'è la costruzione filosofica che conosciamo delle altre opere, non c'è l'animatore culturale, c'è l'uomo che si pensava attraverso la lirica e l'espressione di sé. Quindi è necessario che ci possa essere ulteriormente una riflessione sulla poesia di Mignosi e ci auguriamo che qualche tesi d'aula, qualche studio specifico, oltre a quelli che abbiamo compiuto fino a Piero Tinilli, professor Di Marco, io stesso, attraverso la bibliografia pure presente in questo testo, si possa anche continuare nell'approfondire anche questo aspetto non secondo di questa grande e straordinaria personalità. Prima di passare ufficialmente alla premiazione, permettetemi di fare dei ringraziamenti non solo al nostro fotografo Claudio Pezzillo, ma Arte e Cultura, che sta riprendendo la nostra manifestazione, a Damiano Messina per le foto sugli inviti e sulle locandine, e appunto è un dipinto, e poi volevo ringraziare gli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare la manifestazione. L'Arenella, Che Vorrei Group e i suoi associati, Creaking Woods Studios e Salvo Anello, Ex Libris Edizioni e il giornalista Carlo Guidotti, Gruppo Locorotondo e il dottor Nicola Locorotondo, il gruppo Zurich Italia e il dottor Vincenzo Tramuto. Grazie ai nostri sponsor che ci hanno aiutato a creare la produzione della manifestazione. Signore e signori,
signori, inizio della premiazione finalisti per la silloge in lingua dialettale. Finalista con la silloge Ncalia, il poeta Gaetano Capuano, ritira il premio Ermanno Mirabello, consegna la targa il professor Ciro Spataro. Buonasera, grazie di essere qui. Grazie a lei. Benvenuto. Grazie. Il professor Ciro Spataro consegna la targa in ricordo alla partecipazione a questa 10ª edizione del Premio Nazionale di Poesia Renella Città di Palermo, nonché l'attestato. Sta ritirando Ermanno Mirabello per conto di Gaetano Capuano, finalista con la silloge Ncalia per la lingua dialettale. Grazie. Finalista con la silloge Faiddi di Ciatu, il poeta Vincenzo Aiello, consegna la targa la dottoressa Rita Cedrini. Ecco la dottoressa Rita Cedrini che consegna la targa sempre a favore delle nostre, del nostro fotografo ufficiale e delle nostre telecamere, a Vincenzo Aiello, finalista in questa sezione con Faiddi di Ciatu. Grazie. Proclamazione del vincitore del premio Renella per la silloge in lingua dialettale, prima classificata Cunciaio Lumari, la poetessa Maria Nivea Zagarella. La giuria all'unanimità le conferisce per la raccolta in Cunciaio Lumari il premio Renella Città di Palermo. Ascoltiamo la poesia per voce dell'attrice Francesca Guaiana, Muschietti Brasiliani. Quante moschette, nivole, tessate lo Brasile, carusi e piccirini. Nudo le voglio, nudo la difende, tacchiano a terra. Su salmutò, signori, senza radiche e frutti, paraci la vita e la speranza. Nica. Grazie. Il professor Tommaso Romano e il professor Salvatore Di Marco consegnano il premio litografia del maestro Carlo Puleo, nonché la targa a Maria Nivea Zagarella. Noi, ecco qui il passaggio ufficiale della targa, sempre a favore delle nostre camere. Maria Nivea Zagarella, prima classificata con la silloge in Cunciaio Lumari. Vogliamo consegnare una medaglia a Francesca Guaiana Montemaggiore, nonché il libretto, forse questo è un ricordo del decennio. Però volevo il tuo parere, sì? sulle tue, diciamo, performance. E allora sono tanti anni chiaramente di partecipazione al nostro premio. È sempre Francesca la nostra voce recitante,
Per cui anche lei è un tassello importante di questo appuntamento e di tutti gli altri appuntamenti. Francesca. Grazie. Finalista con la silloge Ogni uomo ha la sua isola, il poeta Antonino Causi. Consegna la targa il dottor Francesco Anello. Grande protagonista per questa decima edizione. Esatto, vieni, Schiera, vieni Antonino. Antonino Schiera, tra l'altro, nostro amico scrittore. Consegna per conto di... Sì, sempre a favore. Sì, esatto. Verrà consegnato ad Antonio Causi, che appunto ha comunicato di avere subito oggi un grave lutto. E quindi faremo arrivare la targa, nonché la pergamena di partecipazione a questa decima edizione del premio Renella Città di Palermo. Antonio, noi ti seguiamo sempre per i tuoi appuntamenti culturali in città. Grazie e buona continuazione. Grazie Antonio Schiera. Finaliste con la silloge Gli occhi non possono morire, il poeta Giuseppe Manitta. Consegna la targa il professor Ciro Spataro. Il professor Ciro Spataro consegna a Giuseppe Manitta. Finalista con la silloge Gli occhi non possono morire. Grazie. Grazie, ringraziamento alla giuria, grazie, grazie. Proclamazione del vincitore del premio Renella per la silloge in lingua italiana, prima classificata con la silloge Il mio tempo, la poetessa Maria Concetta Borgese. Sì, della dottoressa Calandra, consegna della targa, dell'attestato e la pergamena, la litografia del maestro Puleo. Ecco qui la consegna. Grazie alla nostra Alessandra, la nostra bellissima Alessandra. La dottoressa Calandra e l'onorevole Marcello Tricoli consegnano alla poetessa, prima classificata con la silloge Il mio tempo. Guardatevi di la gente incongruente.
Smetti di sopparare su Comilu! Silenzio! Siamo la terra, isole di carne in mezzo al mare della vita. Angeli, o diavolo, li crirono li genti, ma secondo quali intendimenti? La parola, cercatila, la parola, cercatila nello letto nero ormente, nello tavolo ne travagliati, nella boccuzza di vostro figlio, nelle brazza dell'uomo camati, cercatila la parola, di chi deve rispondi? E sta parola è semplicemente amore. Riconoscimento a Giuseppe Maurizio Piscopo. Leggo la motivazione. Grazie, complimenti. Grazie. Insegnante, scrittore, compositore, formatosi con intellettuali di valore quali Leonardo Sciascia, Ignazio Buttitta, Gesualdo Bufalino, ha sempre unito la passione per la musica con la letteratura. Si è sempre impegnato per l'affermazione dei diritti del bambino, soprattutto nelle scuole a rischio di Palermo, affrontando delicati temi sociali come il disagio delle diversità e dimostrando a tutti come fare il maestro sia una vocazione autentica e spesso anche rivoluzionaria. È stato tra i fondatori della Compagnia Popolare Favarese e, da testimone della cultura siciliana, ha fatto conoscere canti popolari del sud in tutto il mondo e in special modo fra i nostri emigrati. Piscopo, sulle ali della memoria, è riuscito a recuperare le antiche canzoni e le musiche che i barbieri improvvisavano nei saloni, portandole all'attenzione di un pubblico sempre più numeroso ed impegnandosi a farle diventare patrimonio dell'umanità. La giuria è lieta di assegnargli la targa Alberto Prestigiacomo, quale benemerito cittadino di Palermo. Consegna dell'attestato e della targa, professor Ciro Sfataro. Complimenti. Ecco il professor Pataro. Complimenti. Grazie. Premio speciale Alberto Presti Giacomo. Targa di riconoscimento sì, a Giuseppe Maurizio Piscopo. Ferme. Viene immortalato il momento dal nostro fotografo e dalle nostre telecamere. Uno scambio con lei. Vorrei intanto ringraziare la giuria e tutti voi e dire solo una parola. Bisognerebbe avere più attenzione per i maestri, l'ho detto anche ai giornalisti, perché è un lavoro molto delicato, soprattutto noi falegnami che costruiamo le fondamenta della società e che vogliamo dare anche una visione critica rispetto al mondo. I bambini sono il futuro e sono molto più avanti dei grandi. Grazie. Grazie. È un grande, diciamo, che ha portato la Sicilia nel mondo. Ecco, l'omaggio è anche questo, oltre il valore che lui dà al bambino, ma io dico che il maestro Piscopo
veramente vuole dare il senso delle radici a tutti noi. Grazie. Grazie a te, grazie. Grazie a te. Grazie. 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 Complimenti. Grazie. È un buon segno non riuscire per i troppi premi da portare a casa. Targa di riconoscimento alla professoressa Domenica Perrone. Applauso, leggo la motivazione. Grazie e complimenti. Complimenti. Domenica Perrone, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Palermo. La sua ricerca ha privilegiato principalmente autori dell'Ottocento e del Novecento, prestando una cura particolare verso l'analisi tematica. Nel 2007 ha ideato una guida letteraria della Sicilia davvero interessante, che è stata tradotta in lingua spagnola. Attenta studiosa di Brancati, Vittorini e Sciascia, ha loro dedicato saggi e volumi monografici, e fra le sue pubblicazioni non possiamo non citare l'edizione del secondo volume delle opere di Vitaliano Brancati e l'edizione di Tutti i racconti dello stesso autore per i tipi di Mondadori. Coordina il laboratorio Incontro con gli scrittori contemporanei e dirige il sito Lo specchio di carta, che ha avuto notevole risonanza sia in Italia che all'estero. Grazie alla sua puntuale ricerca critica, Domenica Perrone ci ha fatto comprendere non solo l'importanza del romanzo contemporaneo, ma anche come lo stesso non cessa di stupirci con la sua capacità di raccontare il cammino dell'uomo nelle modernità. Per tali meriti la giuria è lieta di assegnarle la targa Alberto Prestigiacomo, quale benemerito cittadino di Palermo, consegna dell'attestato e della targa, dottoressa Eliana Calandra. Grazie. Ed ecco il passaggio dell'attestato e della targa, della medaglia, ricordo del decennale, e del libretto. Editore Carlo Milotti, che tra l'altro a breve ascolteremo. Anche per lei, professoressa Perrone, è un momento importante questo? Sì. Diciamo che è un premio che ho molto gradito, intanto perché viene proprio da questa città, Palermo, la città Emporio delle Genti, amava chiamarlo una persona a me cara, Natale Tedesco. È una città dai porti aperti, sentiamo dire sempre più spesso, aperta. A questa città, un mese fa, con gli studenti della nostra università, abbiamo dedicato un pomeriggio dialogando con la redazione dell'Espresso, perché ed ha un significato molto simbolico, molto importante, perché era un modo di chiamare i giovani a prendersela, a prendersi in carico la città e il futuro di questa città. Un'altra cosa che mi piace, e colgo l'occasione così per dirvi che Evelina Sant'Angelo non ci sarà perché sta male, è a letto, ma mi dava anche molto piacere essere insieme a lei, una scrittrice con cui condivido tensioni, potremmo dire, intellettuali o civili. E visto che non c'è lei, voglio ricordare che nel suo ultimo romanzo, Da un altro mondo, nella nota finale, lei si chiede una cosa che poi mi trova molto sensibile: cosa significa fare letteratura in tempi così bui? Qualcosa che richiama un po' quello che aveva detto, che hanno detto i nostri amici poco fa. Ed è una domanda che io faccio all'inizio delle mie lezioni. Ogni volta che apro le mie lezioni, i miei corsi, dico ai miei allievi: che cos'è la letteratura? Cosa ci fa conoscere la letteratura? E sottintende quell'altra domanda lì, ovviamente, perché che significa studiare letteratura in tempi così bui? E se dicessi in maniera molto, molto, le chiedessi in maniera sintetica di rispondere a questa domanda che lei fa. Intanto è importante fare le domande, sì. Ma la domanda è che la letteratura ci insegna a interrogare il mondo.
e ci insegna ad indagare noi stessi, come Spitzer diceva che proprio il cuore dell'umanesimo consiste in questo, il potere che ha la mente umana di indagare se stessa. Se già facciamo questo abbiamo fatto molto. Grazie. Grazie alla professoressa Domenica Perrone, targa di riconoscimento, così come già diceva adesso la professoressa Evelina Sant'Angelo, che non è presente, per cui ritira il poeta Biagio Balistreri e leggo la motivazione. Evelina Sant'Angelo è oggi negli scenari letterari del nostro paese, grazie, una narratrice di razza che ha già dato ampiamente prova di tale sua qualità nei suoi numerosi libri. Nel suo prestigioso curriculum di studi, di prove felici sia in Italia che all'estero, basterà ricordare il suo Fantasmi, La lucertola color smeraldo e altre opere giovanili, fino ad approdare ai suoi romanzi più maturi, tra i quali si impone Senza terra, mentre attualmente giunge in libreria l'opera narrativa Da un altro mondo. Figlia d'arte, il padre Vincenzo fu uno studioso e critico letterario molto apprezzato, Evelina Sant'Angelo, dalla scrittura limpida e accattivante, si caratterizza per la sua realistica sicilianità e per la sua acuta sensibilità sociale e umana. Per tali meriti la giuria del premio letterario Arenella Città di Palermo è lieta di conferire la targa Alberto Prestigiacomo, consegna dell'attestato e della targa professor Tommaso Romano. Ritira per conto di Evelina Sant'Angelo il poeta Biagio Balistreri. Ecco, grazie. Ecco il professor Tommaso Romano. Consegna la targa Prestigiacomo per Evelina Sant'Angelo. La consegna della targa e dell'attestato, anche la medaglia e il libretto per realizzato le edizioni di Carlo Guidotti. Grazie, grazie, porti i nostri saluti e un abbraccio a Evelina Sant'Angelo, grazie. E adesso vorrei chiamare qui accanto a me il giornalista Carlo Guidotti per una presentazione. Sono tra l'altro molto molto felice di trovare qui questo grande amico, che è appunto Carlo, e do a te la parola. Grazie. Buonasera, non rubo altro tempo per lasciare spazio alla parte rimanente della presentazione, della premiazione. È per me un grandissimo onore e orgoglio professionale e personale essere qui oggi. Ho partecipato a diverse edizioni del Premio Arenella Città di Palermo, da circa 7 più anni forse che partecipo al di là del tavolo come giornalista, cercando di tracciare e fare una nota. Ho pubblicato ogni anno sulla testata referencepost.it, la testata che dirigo, abbiamo sempre pubblicato un attento e puntuale resoconto di tutta la manifestazione, gli eventi, i partecipanti, i premiati e i premi. Quest'anno con la mia casa editrice Edizione Ex Libris, grazie alla fiducia del presidente Francesco Anello, presidente di Palermo Calcio Pensiero, che mi ha dato questa pregiata opportunità, abbiamo pensato di mettere a fattor comune questo scrigno, questo prezioso contenitore culturale, questo meraviglioso appuntamento cittadino che ogni anno si rinnova proprio qui nella sala consiliare del Comune di Palermo, mettendo insieme appunto tutti i premiati, tutti i premi sia del premio Arenella Città di Palermo che del premio Alberto Prestigiacomo. Io ho imparato, crescendo professionalmente, ho imparato tanti nomi, in primis Alberto Prestigiacomo, grazie alla relazione del professore Di Marco, che ogni anno puntualmente ricorda con qualche aneddoto, con qualche curiosità, la profondità spirituale e professionale di questo grande maestro di scuola, come ha sempre definito il professor Di Marco. E poi come non dimenticare le puntuali relazioni del professor Tommaso Romano
perché ogni anno c'è una caratteristica, si approfondisce la tematica su un personaggio della nostra cultura, delle nostre radici letterarie, oltre che poetiche, magari parzialmente, potenzialmente in ombra. Io ricordo Salvatore Gotta, Lucio Piccolo, Bartolo Cartafi, Giuseppe Ganci Battaglia, Angelo Maria Ripellino, Pietro Mignosi, quest'anno, transitando per Quasimodo e Buttitta. Sono personaggi che magari ne abbiamo sentito parlare, li abbiamo studiati più di meno. Io ogni anno rinnovo l'appuntamento con la cultura proprio con questo prezioso appuntamento in questo meraviglioso salotto cittadino, appunto per accrescere e accrescerci sempre, sempre di più. Grazie allora alla giuria tutta, un grazie speciale a Palermo Cult Pensiero, quindi alla persona del presidente Francesco Anello. Spero che questo piccolo volume possa esserci all'interno un po' tutta la nostra e la vostra storia, tutto ciò che questa magnifica associazione ha potuto fare, ha potuto concretizzare con un premio bivalente. Arenella, città di Palermo, che non è soltanto Arenella, ma appunto città di Palermo, diventando anche un premio ovviamente nazionale, quindi si parte da un dettaglio per astrazione a un qualcosa di più completo. E come tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati da Palermo Cult Pensiero, non è soltanto poesia, ma poesia in senso molto ampio, abbracciando la musica, la letteratura in senso un po' più ampio, la pittura e altro. Io ricordo tante manifestazioni in cui ho avuto il privilegio di poter tracciare in un articolo un po' i dettagli. Tutte le manifestazioni di Palermo Cult Pensiero sono appunto così, complete e armoniche nel senso più ampio del termine. Quindi non posso che ringraziare la giuria, Francesco Anello e tutti voi. Grazie. Ti tengo qui, Carlo, chiamo anche il presidente Francesco Anello, perché questo è un momento particolare. Faremo una consegna dei cadeau ai premiati di ogni anno con una foto di gruppo per ricordare questi 10 anni insieme. E iniziamo con l'elenco dei premiati del premio Alberto Prestigiacomo. Io vi non vi chiamerò ad uno, ma chiamerò tutti e voi per gentilezza ci raggiungerete per fare insieme una foto ricordo. Maestro Carmelo Caruso, professor Roberto Lagalla, maestro Mario Modestini, dottor Giulio Perricone, maestro Gaetano Lomanto, professor Salvatore Lobue, professor Mario Di Liberto, dottor Tano Gullo, dottoressa Maria Antonietta Spadaro, dottoressa Maria Elena Volpes, professor Giovanni Ruffino, maestro Marco Betta, padre Cosimo Scordato, dottoressa Maria Concetta Di Natale, professor Vincenzo Fardella, professor Giuseppe Modica, Cico Paladino Florio. Allora io comincio a fare questo. Diamo e consegniamo il libretto e la medaglia in ricordo di questi 10 anni trascorsi insieme. Ecco qui la consegna del libretto e della medaglia. Casomai Carlo può agevolarci nella consegna del libretto. Giuseppe Modica è arrivato l'ultimo, però. Eccoci qua, grazie. Grazie di essere qui. Consegniamo il sì. L'edizione di questo decennio. Adesso ci stringiamo per una foto in ricordo. Da questa parte. Centrali, ci mettiamo centrali. Di qua. E allora io procederei anche così se il presidente, chiamiamo anche la giuria, perché io direi che forse dovremmo chiamare anche la giuria qui accanto a noi. Quindi chiamiamo tutti i giurati, il vicepresidente dell'associazione Cult Pensiero, perché è un momento che condividiamo. Ma ci si va tutti? Ci stringiamo. Ci stringiamo, facciamo un semi, il fotografo mi dirà, facciamo un abbraccio verso di lei, facciamo un semicerchio,
Ok, facciamo un semicerchio. Chiediamo poi scusa un attimo ad Alberto per il momento della fotografia, per mettere il fotografo in centro. Facciamo un abbraccio, così stringiamo i laterali, così ci stringiamo ad abbraccio a favore. Ok, vado in fila. All'americana, allora, all'americana. Sempre ferme. Grazie, un applauso a voi. Rimangono i giurati e salutiamo. I giurati rimangono qui con noi. E adesso chiamiamo i poeti del decennio. Elisa Roccazzella, Maria Rita Mutolo, Amalia De Luca, Alfonso Lalicata, Antonio Blunda, Mela Mondi, Maria Clara Cataldi, Michele Sardica, Rossella Cerniglia, Pippo Pappalardo, Biagio Balestreri, Mario Tamburello, non c'è, però c'è la qui in delega, appunto, c'è la cugina, Salvatore Bonmarito, Emanuele Insinna. A loro consegniamo il libretto edito da Carlo Guidotti, la medaglia in ricordo di questa decima edizione. Sono felice di rivedere tanti amici. Manca una. Tutte qua. Sempre ferme, Marta. Grazie. Famiglia numerosa la nostra. Grazie. Allora, adesso chiamo tutti i poeti dell'edizione 2019. Per cui, Badalamenti, Rosanna, se non chiamassi qualcuno, ma siete dell'edizione 2019, raggiungetemi. Villeci Francesco, Badalamenti Rosanna, Francesco Ferrante, Blunda Antonio, Bordino Salvatore, Bottaro Giovanni, Capodiferro Egidio, Carbone Rosaria, Casadei Franco, Chiavetta Maria Eleonora, Cigala Carolina, Civello Palma, Corigliano Maddalena, Corsalini Nicoletta, Crisafi Giuseppa, D'Angelo Sergio, Di Bartolomeo Luca, Di Lena Giovanni, Favarò Maria Gisotti, Pirrone Gabriella, Ianale Gianni, Lo Bianco Lucia, Lucente Natino, Merenda Emilia, Bassoni Giovanni, Pietro Bison, Gabriella Pitingaro, Pitingaro Cinzia, Ricco Bono Giuseppe, Ross Nicoletta, Rossi Serena, Russo Tregon, Santarelli Anna, Scardilli Emma, Mario Tamburello, quindi richiamiamo nuovamente la cugina Taormina Maura, Vara Antonella, Di Pane Renato, Piccoli Renzo. Se avessi dimenticato qualcuno, vi chiedo scusa e vi chiedo però di raggiungermi qui. Foto. Sempre ferme. Grazie. Ma siamo venuti noi. L'applauso ai nostri musicisti, nonché anche a loro la consegna degli attestati da parte del presidente. Raggiungeteci. Allora, noi nel frattempo, io faccio la chiusura per arte e cultura. Volevamo ringraziarvi perché stiamo chiudendo così come una grande festa, la festa per questa decima edizione del Premio Arenella Città di Palermo. Vi salutiamo, vi diamo naturalmente appuntamento alla prossima edizione. La cosa bella è che questo premio è un premio della città per la città,
ma soprattutto un premio che condividiamo con grande entusiasmo, amicizia e poesia. Tanto amore a tutti, arrivederci alla prossima edizione. Ciao, bella, ciao.